Magazine 2.0, rubrica giornalistica settimanale su agoradio.it. Magazine 2.0, ogni giovedì dalle 21.15 su agoradio.it e Agoradio FM. Eccoci di nuovo qua, questo è l'appuntamento di Magazine 2.0, la settimanale di attualità, ogni giovedì dalle 21.15. Questa sera, come al solito, vi presento i conduttori di questo programma. Buonasera Valeria Dentamaro. Buonasera a tutti. E a Luca Falcetta, che ringraziamo e vi diamo la linea, come si dice. Benissimo. Grazie, allora, grazie. Continuiamo gli incontri con i sindaci della Val Musone. Abbiamo avuto, ricordiamolo, certo, il sindaco Pugnaloni, poi il sindaco Pier Giacomi di Camerano, Loretta Giulioni di Filottrano e Mirko Soprani di Castelfidardo. Questa sera abbiamo ospite nella veste di consigliere regionale, ma porta anche il saio di consigliere comunale, ecco, Dino Latini. Buonasera a tutti voi. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Cominciamo subito, sì, con una domanda che ormai è diventata un po' uno slogan d'inizio di questa trasmissione. Je suis Charlie? Oui. Bien. Siamo allora, francesi. Lo abbiamo chiesto a tutti, nel senso che vogliamo essere certi che l'informazione sia una... un requisito importante e di questa trasmissione, ma anche da parte degli ospiti che vengono a raccontarci, certo, delle loro attività. Certamente. Soprattutto coloro, insomma, diciamo, che hanno anche un ruolo istituzionale e che quindi hanno un rapporto quotidiano, come lei consigliere, con noi dell'informazione. Ma andiamo alle prime domande, cominciamo con dar fuoco alle polveri. Con, sì, Valeria ci siamo sentiti prima anche di questa trasmissione, c'è un problema molto sentito in questo territorio, ne abbiamo parlato anche con il diretto interessato, ovviamente il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, che è quello della sicurezza. Sappiamo benissimo che la nostra città è purtroppo tra le più colpite, così come le altre della Val Musone, dalla criminalità, microcriminalità, non ultimo, abbiamo letto sui giornali, persino la via dove abita il sindaco Pugnaloni, via San Giovanni. Che se l'è sgamata. È riuscito indenne, sembra che non abbiano toccato la sua casa, fortunatamente per lui ovviamente, però c'è da dire che è un problema molto sentito. Che cosa può fare Dino Latini Regione per i mesi che restano in impegno in un'istituzione così importante, e poi magari come opposizione, un'opposizione anche attiva con le liste civiche, l'abbiamo visto anche recentemente con diversi incontri, non ultimo quello di Campocavallo di 2 settimane fa. Beh, noi stiamo facendo proprio questa serie di incontri che proseguirà il 5 marzo a San Paterniano, ci sarà presente anche la criminologa Immacolata Giuliani di fama nazionale, con altri rappresentanti di aziende o società private che hanno intenzione di presentare dei pacchetti di sicurezza che in qualche modo coinvolgono certamente la pubblica amministrazione ma anche i singoli cittadini. Il tema purtroppo è sentito da tutti ma non inquadrato dalla pubblica amministrazione, né regionale né ovviamente degli enti locali. Bisogna mettere al primo posto, questo era l'obiettivo essenziale per quanto ci riguarda, proprio la sicurezza dei cittadini. Come fare? Investire in sicurezza, cioè mettere più persone sul territorio. Oggi diciamo che la polizia municipale dei vari comuni in parte è carente rispetto all'organico assegnato, in parte sono chiusi dentro gli uffici, in parte non svolgono quell'attività di prevenzione che i tempi moderni richiedono. Non è più il vigile che fa la multa, la contravvenzione fermo al semaforo, è certamente invece il vigile che in qualche modo si fa parte dirigente, è presente e diventa veramente il Bobby di quartiere che conosce bene via dopo via. Io porto la mia esperienza di sindaco che ha funzionato soprattutto dal 2003 fino al 2008-2009, quando avevamo messo in piedi un servizio di raccolta di informazioni svolta dall'associazione Noi Anziani che prevedeva praticamente la circolazione in piedi di 2 ausiliari che non facevano in qualche modo l'attività di ronda, ma che dalla mattina alle 8 fino alle 24 se non d'estate fino alle 2 girava e dava comunicazioni di quello che succedeva nei singoli quartieri. Questo bagaglio di informazioni ha consentito molto spesso alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e anche alla Polizia Municipale di avere una mappatura costante e di prevenire molti dei fenomeni che sono poi, diciamo così, fermo a quell'iniziativa, si sono poi visti succedere anche nella nostra città.
è un tema essenziale. Se non ci mettiamo mano saremo, diciamo, in qualche modo aggrediti in misura molto maggiore di quello che noi pensiamo. Chiudo: in regione si può fare ben poco, non per lavarmi le mani. In realtà, oltre la modifica della legge sulla polizia municipale, certamente i fondi che sono necessari per mettere in piedi un coordinamento delle varie polizie è talmente ampio che, se non lo si fa attraverso l'iniziativa degli enti locali, i comuni, diventa poi difficile che la regione possa surrogarsi, diciamo. Però quell'attività di coordinamento è necessaria anche a livello regionale. Tornando a Bomba sul nostro territorio, già durante la sua amministrazione erano state installate una cinquantina di telecamere su tutto il territorio. Abbiamo appurato che in funzione ce ne sono solo 20 e che proprio questa sera Forza Italia ci faceva notare che non vengono nemmeno visionate quelle che sono in funzione. Beh, questo fa parte del concetto se un amministratore ci crede oppure no. Noi allora eravamo stati fortemente attaccati dall'opposizione perché le telecamere erano quasi un grande fratello che scrutava tutto e tutti. L'avevamo piazzata addirittura nel 2000, ma accanto a questa avevamo fatto la centrale presso la Polizia Municipale e avevamo anche incaricato delle unità della Polizia Municipale di visionare costantemente, e ovviamente non significando i fatti e i nomi, ma molto spesso siamo intervenuti, anzi la Polizia Municipale è intervenuta diciamo a tambur battente su certe situazioni che inquadravano fatti o possibili fatti criminosi attraverso le telecamere. Sono stati sventati anche dei piccoli crimini per quanto riguarda Piazza Nuova, la rottura di vasi ed altro, si è potuto appurare le circostanze di qualche accadimento particolare, di qualche sinistro e così via, quindi è certamente un controllo. Poi successivamente abbiamo anche ampliato i cimiteri, tutte le altre situazioni che interessavano la pubblica amministrazione, e avevamo anche fatto quella proposta alla questura, che non è andata a buon fine, di collegare anche tutti gli esercizi commerciali. Questa è un'iniziativa da riprendere, perché se siamo meno di quello che era 10 anni fa, significa che la disattenzione è troppo alta rispetto al problema che è cresciuto. C'è un problema di fondo per quanto riguarda la Polizia Municipale. Ovviamente se potesse stare maggiormente su strada anziché dietro alle scartoffie sarebbe meglio. Noi vediamo, e ce lo dicono anche i comandanti, anche i sindaci che l'hanno preceduta, quanto la Polizia Municipale sia troppo impegnata negli uffici e poco di fuori. Lei, se non erro, è stato quello che l'ha armati per primo e suscitando anche molte polemiche. L'arma la possiedono, ma se poi non vanno per strada diventa un elemento inutile. È vero, non solo vennero armati a modo di difesa, non certo a modo di offesa, perché c'erano stati dei casi in cui i nostri poliziotti, i nostri vigili urbani erano stati aggrediti da qualche banda di malfattori e quindi c'era necessità anche di un'azione di difesa, ma avevamo fatto uno schema di intervento giornaliero di coloro che dovevano essere fuori, diciamo in campo, quindi in mezzo alla città, non soltanto al centro, nel centro storico, ma anche nelle frazioni, con una mappatura costante se questo avveniva oppure no. Quindi se andava da Montoro fino ad arrivare ai confini con l'Aspio, per passare da Casaluove fino agli estremi di Castelfidardo, e ogni giorno al sindaco veniva mandato un rapporto di quello che avveniva o di quello che doveva avvenire il giorno successivo, sia al sindaco che all'amministrazione che al segretario. Per molto tempo questo ha consentito quantomeno di, appunto, far presente che la Polizia Municipale era attiva e c'era sul territorio. Inoltre, l'altra cosa che credo in questo momento è necessaria, riprendo quel percorso che il servizio almeno per 3 volte a settimana venisse svolto di notte, perché è stata un'innovazione fondamentale. E questo, il fatto di coordinarsi con la Polizia Municipale di Filottrano, che ha significato ancora più personale, è vero per un territorio più ampio, ma un coordinamento maggiore, e soprattutto, diciamo, questa possibile presenza continua di mandare persone fuori indipendentemente dal lavoro d'ufficio. Noi avevamo mandato alla Polizia Municipale 3 amministrativi che ancora ci sono, proprio per consentire a quelle unità effettive di vigili di essere sul territorio come erano gli antichi militari romani, che non facevano solo attività di guerra ma facevano anche attività proprio di certificazione di presenza dell'impero romano, o comunque delle vestigie romane nei territori che si andava a conquistare, proprio per dare una certezza della presenza, appunto, di un corpo, se non militare, quantomeno preventivo. Questo mi pare che manchi oggi, devo essere esatto. Onesto, perché io vedo personalmente che su questo c'è una grave disattenzione, e non è tanto perché i poliziotti stanno nelle scartoffie, ma quanto mandarli fuori. Tant'è vero che, aggiungo un'ultima situazione, ogni mese noi avevamo fatto sempre tutti fuori, meno 2
che rimanevano all'interno all'attività amministrativa, tutti gli altri, quindi 32 erano la polizia municipale, 16 in campo, 12 dovevano essere fuori. Vediamo la situazione romana e quella di Ancona, più vicino a noi è molto calda per quanto riguarda il colpo della polizia municipale, non dobbiamo fare di tutto un erbo un fascio, questo senz'altro. Questo ci abbiamo, guardiamo i problemi di casa nostra. Infatti. Dunque, ci avevamo anche i vigili di quartiere. E a Osimo Stazione con l'amministrazione Simoncini c'era stato l'accordo, la convenzione con la compagnia dei carabinieri che c'era il pullman mobile, come lo chiamavate? La stazione mobile. Che ha costituito un importante deterrente per arginare la criminalità. Osimo Stazione, come sappiamo, è trafficatissima. È ragione per cui tutto questo adesso non c'è più. Bisogna appunto, la scelta, torno alla prima risposta che ho dato, dipende da che cosa si mette nell'agenda e nelle priorità dell'agenda della pubblica amministrazione locale. Se si mette la sicurezza, poi si devono essere concreti e quindi bisogna mettere armi, nel senso, parlo dal punto di vista economico, armi dal punto di vista dei servizi e armi dal punto di vista di una coscienza effettiva di far sì che questo diventi il primo impegno amministrativo, perché altrimenti il mandare soltanto le forze del commissariato, le forze dei carabinieri, che sono già di per sé molto molto poche, significa deludere le attese che su questo tema è trasversale, non c'è uno schieramento politico di appartenenza o una classe sociale di riferimento. Purtroppo i furti colpiscono tutti e tutti si sentono più indifesi. Tornare a quel concetto della benemerita, dell'apertura dei punti di controllo, della presenza dei vigili di quartiere, credo che sia una necessità essenziale e significa anche che nel bilancio comunale, non voglio creare problemi all'amministrazione, certe scelte devono essere fatte e queste scelte comportano anche la scaletta su che cosa si deve rinunciare, ma credo che il beneficio della sicurezza non abbia confronti rispetto a tante altre situazioni. Anche perché basta andare al supermercato la mattina, voi maschietti difficilmente ci andate, ma i pensionati con il carrello e le donne sì, e quindi guardando le locandine dei giornali si discute proprio della paura che si prova in questo periodo stando a casa. Soprattutto le truffe, no? Ricordiamo questo aspetto, ma ne parleremo fra pochi istanti. Una breve pausa e ritorneremo proprio qui ad intervistare il consigliere regionale Dino Latini. Magazine 2.0, il nuovo modo di fare informazione. Riprendiamo quindi la nostra conversazione con il consigliere regionale Dino Latini, nonché consigliere comunale, diciamolo pure, delle liste civiche all'opposizione. Cambiamo un attimo decisamente argomento. 8 marzo è qui dietro l'angolo. Donne in politica, donne nell'amministrazione, donne nel mirino della violenza. Le donne? Le donne hanno un ruolo essenziale, va sempre di più affermato la tutela dei loro diritti, che a noi ci sembra scontata, che comunque in qualche modo avviene in maniera naturale, che in realtà per quanto riguarda proprio alcune situazioni che si conoscono anche professionalmente oltre che a livello amministrativo è ancora fortemente minore rispetto a quello che è la predominanza maschile, parlo a livello concettuale. E purtroppo io vengo da un'esperienza regionale in cui abbiamo votato una nuova legge elettorale in cui non c'è il voto di genere, cioè non si dà una parità fra uomo e donna, tanto per essere in qualche modo negativi con non solo con me stesso ma con l'intera assemblea legislativa, ma questo sarebbe importante eccetera, ma ben poca cosa rispetto alle violenze che subiscono le donne all'interno soprattutto delle famiglie, di comunità e di ruolo all'interno del mondo del lavoro e della massacrante azione che deve fare per affermarsi rispetto a una parità che rimane ancora fortemente solo teorica, perlomeno per quanto riguarda l'impegno necessario a raggiungerla. Quando quindi noi vediamo, diciamo così, donne manager, donne impegnate nel campo della giustizia oppure nelle varie professioni che sempre di più le vedono, diciamo così, ai primi posti o comunque a dirigere importanti settori, dobbiamo pensare che lavora tre volte tanto e la concezione che una legislazione in questo senso debba essere addirittura soverchiante rispetto alla poca tutela che hanno, credo che sia un passaggio che piano piano crescerà nella coscienza civica italiana e dell'Occidente. Ben altra cosa invece nel mondo, diciamo così, la violenza della donna, l'ultimo esempio, no, turco, è quello
che ci riporta a quel retaggio antico che sembra veramente per noi sepolto e che in realtà è dietro l'angolo. Ecco, la ragazzina violentata da un autista di un autobus è proprio in Turchia, e da lì molti uomini per protesta hanno indossato la gonna e insomma hanno cercato di testimoniare la loro vicinanza a quella ragazza, comunque a tutte le donne che sono colpite dalla violenza prevalentemente maschile. Ovviamente avremo mai un sindaco donna, al di là che ci abbia provato l'attuale presidente del consiglio comunale di Osimo, Paola Andreoni, lei è anche leader di un movimento politico, ci sono delle donne che potrebbero davvero fare bene come prime cittadine della nostra città? Io credo che, per quanto mi riguarda, dopo di me sarà sicuramente un sindaco, il sindaco di Sicilia, che sarà sicuramente un sindaco donna, ma non lo dico a modo di battuta, lo dico perché è la realtà dei fatti, stanno crescendo, e quindi, ma non crescendo già un termine minoritario e lesivo della parità dei diritti, vengono, diciamo così, verranno sempre di più all'attenzione della pubblica opinione, degli elettori, delle persone che sono donne, che inquadrano meglio alcuni aspetti amministrativi e che quindi avranno delle chance notevolissime. La prossima battaglia sarà fra due donne e vincerà sicuramente una. Ah beh, questo è chiaro. Lo scoop, adesso cercheremo di capire chi siano queste due donne all'interno delle civiche, insomma, per vedere un pochino chi sarà il prossimo candidato fra 5 anni. Va bene, non ci vorrà mai tanta immaginazione, insomma. Sì, no? Lasciamo i nostri telespettatori. Allora, lasciamo l'argomento delle donne, però prima di passare ad altro, per l'8 marzo che augurio farebbe? Beh, che sia un 8 marzo normale, che non ci fosse bisogno di ricordarlo ogni anno, proprio per, sia formalmente che sostanzialmente, far pensare tutti che la condizione della donna solo 100 anni fa era di millenni indietro, e che quindi quello che abbiamo percorso in questi 100 anni è un passo notevole, ma in ritardo secolare rispetto invece all'affermazione di parità. Noi come liste civiche, proprio perché abbiamo due coordinatrici che sono donne, abbiamo pensato e realizziamo un incontro specifico che non è uguale agli altri incontri, perché prevede proprio non solo le esperienze ma attività concrete che le donne oggi portano, diciamo così, come parte della loro attività quotidiana, che noi ci sembra, appunto, come dicevo prima, scontato, ma che comporta tanti sacrifici. Adesso parliamo un po' di un altro argomento molto sentito. Eravamo rimasti ad Osimo Stazione per quanto riguarda il problema sentito della sicurezza, ci spostiamo un pochino più avanti in direzione IKEA, parliamo di ospedale di rete, una situazione che sta davvero preoccupando tanti concittadini per il semplice fatto che ormai il Benvenuti in Rocco sta esplodendo, a Loreto quando piove entra l'acqua all'interno dell'ospedale e devono fare i miracoli nel trasportare le persone che purtroppo non possono muoversi, con tutti i rischi logicamente connessi agli spostamenti. Lei è stato consigliere regionale per tutti questi anni. Quando riusciremo a vedere qualche cosa, non solo la prima pietra che è stata messa nel settembre scorso? Ma io credo che ormai i tempi di lavori, se non ci saranno altri intoppi, andranno avanti, certo non spediti, ma andranno avanti per realizzare quello che però è l'Istituto di Ricerca Scientifica IRCA, perché i fondi che la Regione ha in questo momento dal Ministero riguardano solo la realizzazione e del corpo strutturale di fabbrica, quindi dello scheletro, ma il completamento soltanto dell'Italia Longeva, cioè della struttura di ricerca scientifica. Non ci sono oggi fondi certi per il completamento dell'altra ala, quella dell'ospedale di rete della Bassa Valle del Mosone. Quindi dobbiamo in qualche modo conservare sia Osimo che Loreto e far sì che Osimo abbia in qualche modo la certificazione di essere ancora adeguato a reggere la struttura sanitaria. E su questo devo dire che tutte le battaglie che facciamo tutti insieme possono essere utili per segnalare la necessità di un ospedale di rete, ma non sono fino a utili fino al punto tale da reggere il confronto che Osimo ha con Loreto. Se si dovesse fare oggi una scelta di carattere solo strettamente igienico dei percorsi che ogni assistito deve fare all'interno della struttura sanitaria, non c'è dubbio che Loreto surclassa Osimo, e questo noi non ce lo possiamo permettere, al di là, voglio dire, di questioni di campanile, perché il punto di riferimento, il presidio numero uno di questa zona è Osimo. Ora, detto questo, andiamo un po' a ritroso, 30 secondi, se Osimo avesse scelto il Muzio Gallo non ci sarebbe stato questi problemi, se Osimo avesse scelto Monteragro non ci sarebbero stati questi problemi. Quindi dobbiamo far tesoro di quelli che sono stati errori di tutti, anche se allora pensavo proprio che il Muzio Gallo fosse la scelta migliore e il Monteragro fosse la scelta migliore di San Sabino. Però proprio sulla base di questo, la strada che sta percorrendo l'amministrazione, di un scontro forte per quanto riguarda alcuni servizi all'interno dell'ospedale, è certo una difesa di quello che sono ricchezze interne, ma si è inquadrata con i risparmi di spesa che la Regione, comunque indipendentemente da chi sarà presidente, dovrà fare, è una piccola cosa rispetto invece a quello che noi dobbiamo puntare,
a far sì che Osimo sia ristrutturata, perché conserverà quel ruolo fondamentale, altrimenti non avremo quel corpo di fabbrica destinato all'ospedale della Valle del Musone giù a Laspio, ma non avremo più neanche l'ospedale di Osimo. E quello è il guaio. Ecco. Quindi attenzione a come la giochiamo, perché ancora una volta rischiamo di farci del male. E della faccenda dell'ex Muzio Gallo come ospedale se ne parlava già fin dagli anni 80, se non sbaglio, vero, quando è stato chiuso. E ricordo che allora c'era Radio Osimo, non c'era Goradio, e facevamo le tavole rotonde proprio su questo problema. Allora, nel 2009 è stato firmato un protocollo fra la Regione, ASUR, Ospedale di Osimo, per quelle ristrutturazioni che ci portiamo dietro da 5 anni oramai, vero, e che non sono state fatte. Soltanto qualche giorno fa il direttore dell'area vasta 2, Stroppa, ha detto che entro 30 giorni sarebbe stato depositato il progetto di ristrutturazione. Ora, io a questo punto, personalmente, sono come San Tommaso, che se non vedo non credo. Questo è chiaro. Perché già Stroppa l'aveva detto la prima volta che era stato ad Osimo. Sì, qualche tempo fa. 2014. L'ultima volta 2014, ma anche nel 2012, eccetera. Ma proprio di fronte a questo c'è una valutazione che tutti devono fare rispetto a quello che l'amministrazione poteva in via sussidiaria compiere, cioè mettere i 300.000 euro e far partire i lavori, e quello che non ha fatto. Mentre noi, nel caso specifico della TAC e degli altri servizi che abbiamo donato, comunque contribuito a far realizzare all'interno dell'ospedale con spese dei cittadini e non del servizio sanitario regionale, dando quella sicurezza della continuità dei servizi, questa amministrazione non ha fatto, perdendo una grande occasione, perché se nel bilancio del 2014 avesse impiegato i 300.000 euro subito, le spese per quanto riguarda il progetto esecutivo sarebbero in qualche modo già state pagate, forse quella giustificazione che l'area vasta 2 ha. Perché accanto al fatto che fra un mese sarà pronto il progetto esecutivo, Stroppa ha anche detto adesso il comune bisogna che faccia la sua parte. Ma sono ancora quei soldi? No, non ci sono stati tolti, perché nel bilancio preventivo del 2014 è stato eliminato quell'impegno di spesa che era previsto dall'amministrazione Simoncini, sul presupposto che ognuno doveva fare la sua parte e che quindi quell'ospedale pubblico doveva essere pagato per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria dall'area vasta 2. Ora l'area vasta 2 ha i soldi se no per fare le manutenzioni ordinarie, se non la si aiuta chiaramente non raggiungerà mai l'ampliamento del pronto soccorso o della terza corsia, perché significa un intervento di circa 600.000 euro, questo lo sapevamo. E dialogo istituzionale non è solo fare bella figura, non voglio aprire polemiche, ma volutamente lo faccio, fare bella figura con qualche foto, significa anche far valere la posizione principale dell'ente che si rappresenta, e lo si fa non soltanto sperando che qualcun altro intervenga, ma intervenendo in proprio. Io vedevo benissimo che il comune appunto deliberasse nel bilancio questi 300.000 euro che erano diventati 200.000, che fosse pronto all'ASOR a in qualche modo eliminare un problema per porla anche di fronte alla condizione di dover andare avanti per forza, cosa che non ho fatto, abbiamo perso 6 mesi. Oh, un'altra curiosità, i famosi finanziamenti, i soldi dell'ospedale di San Sabino, dove sono andati a finire? Sono stati recuperati dall'amministrazione Latini e sono stati assegnati per il futuro ospedale che doveva ripartire, dopodiché, siccome erano soldi del fondo sanitario regionale, nazionale e poi regionale, sono stati incamerati dalla regione e destinati all'ospedale IRC. Speriamo. Quindi no, questo voglio dire, noi l'abbiamo recuperato, devo dire, grazie a una grande opera che aveva compiuto l'allora assessore Domizio, che era in amministrazione, che aveva seguito la procedura, vinto le due cause che Lati, Marinelli, Campanelli avevano intentato, recuperato 1,5 milioni, recuperato l'area, quell'area dove doveva sorgere l'ospedale di San Sabino, non dimentichiamolo, è area di proprietà comunale. Quindi lì è un'area vuota, ci si potrebbe fare... In questo fare momento vuota, ovviamente la gestione è a destinazione sanitaria, il possesso dell'area vasta 2 dell'ASOR, ma la proprietà, gli 800 milioni, allora 400 mila euro, furono pagati dal comune, dall'amministrazione Niccoli, ma con la proprietà comunale più volte noi avevamo detto proprio che l'ASOR ce la restituisse in termini di possesso per realizzarci qualcosa di importante. Lei rimpiange qualche cosa, sia come ex amministratore che come consigliere regionale, di questa situazione, che è una situazione che ormai ce la portiamo dai tempi di Polenta, quando era assessore regionale della sanità? Io rimpiango che il comune non si sia fatto portavoce dal 2006, ma allora eravamo tacciati di essere, come lo siamo stati con questa invece iniziativa che porta avanti l'ospedale della Provvidenza, di muovere dal punto di vista pubblico, non privato, la realizzazione di una struttura. Oggi
ancora oggi il comune ha questa forza, o i comuni hanno questa forza, va fatta, perché noi non possiamo più pensare che tutta la sanità verrà gratuitamente qui in loco. Cioè, dobbiamo pensare che in futuro le regioni, compresa la regione Marche, dirà: se rompi un braccio vai a Fermo, se hai un problema al setto nasale vai a Fano, se hai invece un intervento necessariamente specialistico vai in Ancona o emigri in altra regione. Quindi avere la sanità sotto casa sarà impensabile. Se la vogliamo, dobbiamo avere le condizioni nostre per farlo. Noi ce l'avevamo, perché se mettevamo insieme, e non parlo di come siano stati accusati di privati che avrebbero, diciamo così, in qualche modo bloccato la nostra sanità e scansato quella pubblica, ma parliamo di tre case di riposo che sono sul nostro territorio: la Lega del Filotoro, il Bignamini, il Comune, una ricchezza che ci permetteva di avviare un percorso di integrazione sanitaria che era a nostro beneficio ed era principalmente di natura pubblica. Questo è un concetto che ancora c'è in piedi, se non lo facciamo certamente non lo realizziamo. Allora, restate ancora con noi, l'ultimo break e poi l'ultima parte ovviamente di Magazine 2.0. Magazine 2.0, il nuovo modo di fare informazione. Allora, abbiamo trattato della sanità, della sicurezza. Un altro problema più sentito ad Osimo, ma penso anche in tanti altri comuni, è quello ovviamente dei parcheggi. È nata una grande polemica, è nato persino un comitato con tanto di simbolo degli abitanti del centro in virtù di questa modifica che è stata introdotta e che entrerà in vigore fra una settimana, quindi entrerà in vigore dal 1 marzo, che comporterà dei notevoli disagi, a quanto sembra, per i residenti costretti magari per risparmiare sul secondo pass auto e soprattutto sul terzo pass auto a parcheggiare a maxi parcheggio. Voi avete risposto in modo anche veemente contro un piano che avete comunque accusato di non essere aderente alla realtà o alle esigenze, rispondente alle esigenze dei cittadini del centro. Beh, l'abbiamo accusato non per nostalgia, ma quello che era stato costruito nel corso di tante modifiche negli ultimi anni è stato demolito sulla base di una rispondenza a una rivoluzione dei parcheggi che purtroppo sta portando tante difficoltà, quantomeno iniziale. Poi forse la gente si abituerà, o forse davvero realizzandolo sarà migliore di quello che avevamo noi, ma quello aveva una sua logica. Questa è la logica, davvero le proteste dei residenti lo dimostrano, non ce l'hanno, ma soprattutto tendono a in qualche modo buttare fuori i residenti, le persone che vanno in centro, e questo è il peggiore degli obiettivi possibili che l'amministrazione si poteva porre. Quindi credo che tutto si può fare diversamente rispetto a quello che è stato fatto, non dico tornare alla nostra scelta che era ormai tradizionale e consueta. Certamente io vedrei bene, diciamo così, una posizione di revisione da parte dell'amministrazione comunale per non incancrenire da un lato le difficoltà e dall'altro svuotare totalmente il centro, che ha già subito dei grossi contraccolpi in questo senso. Si è parlato molto dei commercianti, praticamente è un pochino lo scaricabarile. Con la giunta Simoncini erano stati fatti i parcheggi davanti al comune, contestati anche da te, Valeria, no? Sì, personalmente. Davanti al comune, proprio per accontentare le richieste da parte del capo delegazione di Osimo, Renato Frontini. Adesso Pugnaloni dice: io ho cercato di fare questo nuovo piano proprio per incentivare la presenza di consumatori in centro. Non va bene nemmeno questo, tutto dipende davvero. Osimo dipende, le sue politiche per quanto riguarda i parcheggi, dai commercianti? Beh, siamo arrivati a questo punto. No, i commercianti sono una parte sostanziale dell'attività economica e quindi anche non solo del motore della città, ma anche del motore delle idee e dei programmi. Resta però il fatto che chi è amministratore deve scegliere poi in funzione di una generalità, di una platea di utenti che non soltanto sono i commercianti o i loro obiettivi, ma sono praticamente una complessità di persone che non vengono in centro solo per acquistare. Detto questo, però, certamente per l'indotto economico che sta in centro, la soluzione, dopo tanti tentativi ideata, che era quella delle mostre di elevata cultura come è stata quella del Lotto, ha determinato in maniera concreta un flusso persone di notevole e quindi anche la possibilità per molti esercizi commerciali, soprattutto gastronomici, di sopravvivere nel 2013-2014. L'idea nostra rimane quella di continuare investendo proprio sul discorso culturale e non certamente andando a sminare quello che erano le posizioni di tranquillità. Quindi l'obiettivo che abbiamo sempre parlato all'interno delle liste civiche rimane quello prima delle elezioni e rimane adesso: non far pagare il meno possibile i residenti il centro, invogliare le ristrutturazioni, perché più persone vivono nel centro storico più il centro storico vive, e invece in questo momento si va verso lo spopolamento, e poi soprattutto contribuire
con ai commercianti a far sì che ogni parcheggio che in qualche modo sollecitano a essere utilizzato ha un premio, un bonus in termini di rapporto fra amministrazione e esercizio commerciale stesso. Questa è la dinamica che a nostro avviso dovrebbe essere ulteriormente ampliata e promossa, rispetto invece a una ferrea applicazione che in realtà poi ferrea non è, perché se noi andiamo a vedere poi ci sono da un lato l'amministrazione che mette troppe, come posso dire, gabbie o tagliole sui parcheggi, imponendo a tutti di andare giù al maxi parcheggio quando nessuno ci andrà se non per necessità evidente, soprattutto di notte. Dall'altro lato c'è il parcheggio selvaggio, perché dopo le 7 della sera Osimo è un parcheggio selvaggio, perché è sempre più difficile parcheggiare in determinati momenti, perché le guardie, come dicono gli osimani, non ci sono. Cioè, queste sono la realtà che noi viviamo. Se vogliamo essere il salotto buono della città, l'anima della regione, non possiamo presentarci in questo modo. Parliamo di politica, Valeria, penso sì. Che allora oggi è uscita una notizia in alcuni giornali un pochino piccola che riguarda un'integrazione, abbiamo letto un'integrazione alle ricorso, abbiamo letto sul Messaggero, se non erro. Sì. Lo so, e noi voi dobbiamo fare il nostro mestiere. Io non parlo mestiere. Di questa cosa. Noi ci dobbiamo provare, perché non no. Ci riescono i nostri colleghi, no, magari. No. No, questa è un'attività giuridica, anzi giudiziaria, che di cui ho sempre detto non ne parlo con nessuno, non proprio perché voglio lasciare lavorare non solo i colleghi, ma che il procedimento faccia il suo corso. Non ci interessa, o meglio non mi interessa la quantificazione delle schede. Abbiamo comunque perso, perché al secondo turno noi abbiamo preso circa 2000 voti in meno rispetto al primo, quindi mi assumo totalmente la responsabilità. Tra l'altro al secondo turno si votava il sindaco, quindi evidentemente non sono piaciuto, però ai fini di una legalità dell'attività e delle operazioni elettorali, ammesso che 6 voti significa più o meno essere alla pari, però questo accertamento è necessario farlo, perché dimostra anche un percorso che in qualche modo ha funzionato bene o male. E voglio dire questo: se uno si rende conto che vincendo o perdendo per 6 voti non si è vinto, bene. Se uno la differenza dei 6 voti la trasforma in 600.000 voti, è chiaro che poi chi ha perso non ci sta a vedersi in qualche modo sconfitto, che in realtà nella sostanza così non è, e ad essere in qualche modo massacrato di un'attività amministrativa compiuta come se mai fosse avvenuta, quella che è avvenuta era totalmente negativa. Ecco il concetto generale del perché abbiamo fatto ricorso. Noi non abbiamo mai parlato sui giornali, chi ha parlato chiaramente è stato o l'amministrazione direttamente o facendo passare le notizie. Questo è fuori discussione, perché io non ho fatto mai prevenire nulla, come voi sapete, di quello che è successo. Con l'integrazione ci potrebbe consentire di portare all'esame quelle schede che anch'io personalmente ho visto e che, senza esprimere giudizio, possono essere valutate dal giudice, anzi dai giudici del TAR, nella loro tranquilla imparzialità. Quindi chiarezza, una parola che usa molto il sindaco Pugnaloni, la possiamo usare anche per questo caso. Chiarezza per le regionali, una parola che usa anche diciamo il segretario comunale, nonché presidente della ASSO, Fabio Marchetti. Chiede chiarezza, dice: le liste civiche non possono stare né a destra né a sinistra, non devono stare con noi. Praticamente è questo l'out imposto dalle PD locale. E visto che Dino Latini in regione anche questa mattina era con il PD, comunque è nei rapporti con il centro-sinistra e sta in una giunta di centro-sinistra, che risposta dà rispetto a questo? Partirei dal locale. Allora, se è vero che ed è giusto quello, no, giusto, è legittimo quello che afferma il segretario del PD, mi domando perché poi qui hanno i socialisti che nelle altre parti sono all'opposizione, a cominciare da Offagna, che è totalmente contro l'amministrazione del PD, oppure l'UDC, che a breve, voglio dire, si troverà contro, perché in regione la gran parte dei esponenti del centro andrà, diciamo, contro le amministrazioni o l'amministrazione o il funzionamento dello schieramento del PD. Io credo che, non dico si va a macchia da leopardo, ma purtroppo la realtà locale a volte è diversa dalla realtà regionale e nazionale. Non voglio giustificare, a noi ci è stato detto no alle liste civiche, va benissimo, ma questo fatto è sconfessato perché il PD a livello regionale avrà un appoggio di liste civiche. Quindi semmai è un pregiudizio nei confronti di una lista civica che non ha senso sul panorama regionale. Se ci si ritrova su un programma, se non ci si ritrova uno può avere 1000 adesioni ma non serve a nulla. Questo cosa vuol dire? Che il PD locale è in qualche modo in una posizione un po' differenziata dal PD regionale? Ma io credo che il PD regionale, l'ha detto anche Marcolini, no? Per quello che mi è stato riferito all'incontro la Stea di 2 settimane fa, non chiude le porte a nessuna formazione, perché ci sia adesione e consenso sul programma e sulle scelte delle persone, così si dovrebbe fare. E quindi non lo dico pro domo mio, pro domo liste civiche, questa diciamo così sbarramento, questo pregiudizio netto di Marchetti è la testimonianza di una paura di mettersi a confronto davvero sui programmi, senza sbandierare il solito discorso loro vecchi, noi giovani, quando in realtà poi ne
neanche così, noi in grado di fare cose belle, loro hanno fatto tutte cose becere e cattive, quando in realtà poi non è né vero questa cosa, e quindi di porsi su un tavolo concreto, di dire qual è gli obiettivi, quali sono i programmi, come si svolge questo tipo di azione. Se non ci sono pregiudizi a livello regionale nei confronti di liste civiche, chiaramente Osimo avrà una sua particolare, diciamo così, giustificazione da dare a chi presiede le scelte politiche regionali del partito del PD. Sindaco, siamo scusa. Già sindaco. L'integrazione è riuscita. Già sindaco. No, l'abitudine. Grazie, voglio Valeria, dire, già sindaco. Andreotti è sempre rimasto quello che era come carica, anche se non lo faceva ma ci più. Quindi, io anche Cartuccia, che ricordo, è sindaco certo, degli anni, gli anni 80, quando lo incontro, gli dico ciao sindaco. Non era un lapsus, no, è una questione di rispetto. Grazie, grazie di cuore. A capo. Allora, siamo in dirittura di chiusura. Una previsione medio-lungo termine sulla città. In generale. Beh, in generale, Osimo, visto dal panorama di uno cioè, che... scusi. Prego. Morirà? Svilupperà? Oppure... Beh, oh, infatti la risposta speriamo è di no, che oppure molto dipende da come verrà amministrata, e che non è soltanto i rappresentanti che siedono nel Consiglio Comunale che amministrano in giunta, dipende anche da una comunità che si sente in qualche modo unita verso determinate scelte. Osimo ha grandi potenzialità, lo dico dal panorama, dal balcone, come posso dire, o comunque dal palcoscenico della regione. Queste potenzialità possono essere ulteriormente sfruttate, non può essere una città così resa schiava, diciamo così, di solo soluzioni partitiche. E in questo senso, se l'amministrazione o le amministrazioni andranno nel percorso più schiettamente partitico, tornerà quel periodo buio che abbiamo visto intorno agli anni 90. Se invece si continuerà modificando rispetto alle inclinazioni di ogni singolo amministratore quelle scelte ormai individuate, io credo che Osimo diventerà davvero, senza bisogno di imporsi né a livello partitico né a livello di numeri di popolazione, davvero il punto fondamentale di un'area che non è solo a sud di Ancona ma è fuori Ancona, e che in qualche modo, collaborando con la città capoluogo della regione, ha in sé buona parte di quel territorio provinciale o trans provinciale che costituisce, diciamo così, il serbatoio più importante delle nostre attività economiche, delle nostre attività sociali, delle nostre attività culturali. Osimo abbraccia, anche se sembra strano, da Macerata fino a, diciamo così, buona parte del Sinigallese. Quindi questa è un'operazione che va compiuta. Certo, non si può pensare a 5 anni, si deve pensare a avere progetti, una strategia che duri. Infatti, 70 anni. Ho detto a medio e esatto, lungo termine. E ne parleremo magari nelle prossime occasioni in cui avremo ospite il consigliere regionale di Nolatini. L'ultima domanda: si ricandida in regione oppure no? No, io devo vincere prima la battaglia comunale, che sono convinto di vincere in un modo o nell'altro, non lo dico con estrema serietà, perché credo che quella nostra proposta sia comunque stata accolta in maniera positiva dagli elettori, no? È un dato significativo, anche se non legalmente risulta così, o meglio, se non è stato accertato in questo modo. Quindi io faccio un obiettivo per volta, e questo è il mio obiettivo. La regione ha dato un grande contributo. Al termine del mandato, fra 2 mesi, cercherò di pubblicare le 30 leggi che mi sono state approvate, che non sono poche per un consigliere, anzi un record. Alcune fondamentali, ricordo quella soprattutto per la Lega del Filo d'Oro, 7 milioni di euro che devono arrivare a favore dell'importante Ollus locale. Credo che questo sia già stato 5 anni davvero importanti. Vincere la battaglia del sindaco significa dire che in qualche modo quella scelta che gli osimani hanno fatto era vera e doveva essere portata avanti più come dovere che come diritto. Quindi un arrivederci a Palazzo Leopardi, magari per i prossimi anni, in attesa di un ritorno ad Osimo, insomma. Ma un arrivederci nel senso di fare politica, certo. Questo sì. Poi bisogna passare alla mano veramente alle donne, e soprattutto alle donne preparate, alle donne libere di testa, quindi alle nostre donne. Ecco, le donne Charlie. Le donne Charlie, oui. Oui. Bien. Grazie a tutti, buona serata. Buonasera. Buonasera. Magazine 2.0, rubrica giornalistica settimanale su agoradio.it. Magazine 2.0, ogni giovedì dalle 21.15 su agoradio.it e Agoradio FM. I think it's time to blow this thing.